Phantom è una delle blockchain a maggiori performance che esistono. Le transazioni sono finalizzate istantaneamente e il costo di una di queste transazioni è minore di un centesimo di dollaro, minore anche di vari ordini di grandezza. Quindi possiamo dire che è praticamente nullo. Se ci aggiungete il fatto che è compatibile con Ethereum, ciò lo rende un ottimo candidato, un'ottima candidata per le piattaforme DeFi. Ma quindi è un altro Ethereum killer? È il solito Ethereum killer? Sì, ma con qualche particolarità interessante. Ultimamente, non so se ci avete fatto caso, il TVL su Phantom e il prezzo anche della coin di Phantom ha avuto un incremento pazzesco. Molte piattaforme DeFi si stanno sviluppando anche lì e quindi bisogna conoscerla. Ormai la nostra missione è questa: conoscere tutte le chain principali sulle quali l'ecosistema DeFi cresce giorno dopo giorno. Nel video di oggi, di conseguenza, facciamo la nostra solita parte introduttiva dove vi spiego che cos'è e come funziona Phantom, in particolare cosa la distingue dalle altre chain e se ha valore proiettandoci nel futuro oppure se è soltanto un altro Ethereum killer destinato poi a tirarsi indietro nel momento in cui Ethereum risolverà i problemi di scalabilità. Parliamo poi della tokenomics, insomma, facciamo la nostra classica analisi fondamentale. Nella seconda parte invece ci concentriamo sulle dApp attualmente esistenti su Phantom. In altre parole, dove conviene farmare su Phantom? Conviene farlo? Ci sono delle opportunità interessanti? E le svisceriamo una dopo l'altra. Quindi tenetevi forte e seguitemi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Phantom è attualmente la sesta blockchain per TVL, ovvero per capitale totale depositato su essa, in ambito DeFi. È lì che sta lottando con Avalanche, ma se ci fate caso, guardate la sua crescita, quanto è veloce nell'ultimo periodo. Questo perché molte applicazioni DeFi stanno nascendo proprio su Phantom e tra l'altro hanno adottato un metodo di incentivi particolare, quelli di Phantom. Di solito si fanno i classici liquidity mining, no? Ovvero si vanno a destinare tot milioni da distribuire agli utenti al fine di utilizzare le piattaforme. Phantom ha agito diversamente, ovvero questi incentivi li ha destinati principalmente agli sviluppatori, ovvero gli ha detto: se voi riuscite a fare una dApp DeFi che riesce a portare un tot di capitale, vi diamo 1 milione. E loro hanno detto: beh, proviamoci. Ed effettivamente si sta rivelando molto efficace. Infatti, se noi andiamo ad analizzare l'andamento del TVL, vedete, è decisamente esponenziale, soprattutto nell'ultimo periodo, perché più andiamo verso il cross-chain, ovvero l'utilizzo di diverse chain e non solo delle solite, grazie anche alla crescita del settore dei bridge, dei ponti che saltano da una chain all'altra, e più le piattaforme DeFi quindi si diversificano tra le varie chain, più emergono anche i competitor di Ethereum e delle solite. E Phantom sicuramente è un candidato molto interessante. Nel video di oggi, con l'aiuto, come al solito, delle slide, non ve l'ho detto perché l'ho dato per scontato, andiamo a sviscerarne tutti i particolari e il perché. Perché Phantom vale la pena usarla oppure investirci? Io, come al solito, parto con una domanda per voi, ovvero qual è la vostra chain preferita? Stavolta vi chiedo questo. Ditemelo nei commenti, così ci confrontiamo e ovviamente vale sempre anche l'altra domanda, ovvero qual è la prossima coin o chain, layer 1, layer 2, di cui vorreste sentirmi parlare? Sempre scrivetelo nei commenti. Adesso partiamo con Phantom, l'ho definita stella nascente della DeFi proprio a causa dell'enorme, come dire, rush, corsa verso Phantom che le dApp stanno avendo in queste ultimissime settimane. Caratteristiche principali. Che cos'è Phantom? È una piattaforma di dApp e smart contract, simile a Ethereum per capirci, ad alte prestazioni. Il focus è sulle prestazioni, quindi velocità e basse fee.
EVM è compatibile, quindi è compatibile con la Ethereum Virtual Machine, che è quella macchina virtuale. Immaginatevi un computer decentralizzato in giro per l'etere che va a eseguire gli smart contract. E Phantom pertanto può eseguire gli smart contract scritti in Solidity, quindi se esiste una dApp su Ethereum si può portarla su Phantom a costo quasi zero, con qualche piccolissima modifica. Inoltre Phantom ha una sua DeFi nativa che vedremo tra poco. È ancora poco usata, in parte perché è ancora incompleta, mancano alcuni punti, e poi perché comunque essendo EVM compatibile il grosso diciamo che arriva da fuori, passatemi il termine. Inoltre, come vi ho accennato poco fa, c'è l'incentivo agli sviluppatori più che agli utenti. Questa è una particolarità perché, sapete, la liquidità, quindi gli utenti, è un po' mercenaria. Alla fine io, come voi, cos'è che facciamo? Andiamo a farmare dove ci sono gli APY più alti. E quindi se gli incentivi della Foundation, della Phantom Foundation, fossero dedicati soltanto a dare APY più alti, finché ci sono bene tutti dentro, però poi quando terminano gli utenti vanno altrove, quindi c'è da destinarne altri e alla fine di sviluppo quanto hai? Non così tanto. Mentre dando l'incentivo direttamente agli sviluppatori hai un grosso focus sullo sviluppo. Vi ricordo che dietro a Phantom, tra i principali supporter e tra l'altro anche attori attivi, perché di fatto è un advisor e si è occupato di buona parte della DeFi, c'è Andre Cronje, molto conosciuto nel mondo Ethereum, soprattutto per Yearn Finance e altri progetti collaterali. Parliamo adesso della scalabilità. Abbiamo detto che la performance è uno dei cruci principali di Phantom, uno dei suoi obiettivi fondamentali. Come la ottiene? Lo vediamo tra poco quando parliamo dell'algoritmo di consenso. Per adesso vi dico che le fee sono pressoché nulle e la finalizzazione delle transazioni è istantanea. Qui vi posso spoilerare una piccola cosa. Nell'algoritmo di consenso, che come vedremo è un proof of stake, è implementato anche un DAG, che è il Direct Acyclic Graph, che in sostanza è un metodo per gestire le transazioni senza dover aspettare la finalizzazione del blocco. Ve lo semplifico in maniera estrema: se avete studiato magari IOTA o NANO conoscete già il concetto di DAG, ma sappiate che Phantom lo fa suo per la gestione appunto delle transazioni. Quindi una transazione, una volta inviata, è praticamente già subito finalizzata e non serve attendere la conferma di blocco. Questo di sicuro fa risparmiare qualche secondo, che uno può dire vabbè, non mi cambia nulla, però poi quando si va a fare magari delle automazioni, microtransazioni o cose del genere, fa assolutamente la differenza. Infine, un'altra particolarità di Phantom è la modularità. Ovvero ogni dApp costruita su Phantom ha o può avere la sua blockchain che comunica con Phantom, che è un po' l'hub centrale. Se a qualcuno viene in mente Cosmos, è un'analogia che ci sta. Alla fine anche Cosmos ha un'architettura di questo tipo. Una modularità, quindi, che dà ad ogni dApp la sua blockchain, rende l'infrastruttura più distribuita e più ottimizzata come carico di lavoro, perché la blockchain Phantom avrà soltanto una parte del carico totale, mentre il carico, diciamo, localizzato a una singola dApp rimane sulla sua blockchain, e questo la ottimizza e la rende decisamente più scalabile. Veniamo ora al cuore della scalabilità di Phantom, ovvero il suo algoritmo di consenso, che si chiama Lachesis. È un proof of stake con Byzantine Fault Tolerance, che è un algoritmo di consenso tra i più utilizzati nei POS, dove in sostanza si fa sì che la blockchain vada avanti bene fin tanto che ci sono almeno i 2/3 dei validatori che si comportano in maniera benevola. Questo ha mosso spesso molte critiche perché comunque c'è un 33% di attori malevoli supportato e quindi molti, ripeto, criticano dicendo che è più facile da attaccare ad esempio di un proof of work. Certo è che diventare validatore non è proprio una cosa immediata e se qualcuno si comporta in maniera malevola, diciamo, lo si becca facilmente. Quindi è vero, sulla carta diciamo il 33% è più facile da violare di un proof of work ad esempio,
però non immaginatevi che da un momento all'altro possa essere violato, ecco. Combinato con il DAG per finalizzazione istantanea è quello che vi dicevo poco fa nello spoiler. Quanti validatori? 60, di cui 10 sono della Phantom Foundation, quindi qua c'è già un piccolo spoiler del suo difetto, vediamo chi lo dice per primo di voi. Requisiti notevoli, soprattutto in termini di bandwidth, per andare a avviare un validatore. Virtualmente ci possono essere infiniti validatori, dicono sul sito web di Phantom. Tuttavia c'è un requisito anche in FTM non proprio così alla portata di tutti, ovvero ce ne vogliono almeno 1 milione, che equivalgono, adesso mi pare sia $2 e qualcosa, un FTM, quindi potete fare voi il conto. E inoltre, ripeto, l'hardware non è alla portata di tutti, soprattutto in termini di bandwidth, il che rende necessario praticamente un server in un data center. Mi pare che si parlasse di da 1 a 10 gigabit al secondo come bandwidth richiesta. I validatori prendono il 13% dell'APY, di fatto sono coloro che vanno a validare i blocchi, insomma sappiamo bene ormai cosa fa il validatore, e chi non si può permettere o non vuole fare il validatore va a delegare. Delegare da un punto di vista di network significa andare a delegare per l'appunto il potere dei nostri FTM, il potere di voto e di validazione a un validatore. Infatti se voi andate a guardare sul Phantom Explorer, dove c'è la lista dei validatori, abbiamo due colonne differenti, o meglio tre: i self-staked, ovvero gli FTM messi in staking direttamente dal validatore, i delegated, quelli delegati dall'esterno, e il totale, che è la somma dei due. Quindi spesso e volentieri gli FTM delegati dalla community, quindi dal network, fanno il peso maggiore e danno un potere maggiore ad un validatore. Il delegatore può mettere in staking i suoi FTM con un lock variabile. Vi faccio vedere. Allora, innanzitutto vi anticipo che si può anche farlo senza lock e si ha un APY del 4%. Se si decide di mettere in lock i propri FTM, il che di fatto vuol dire andarli a vincolare per un certo periodo di tempo, vedete che l'APR varia linearmente con la durata del lock. Questo vuol dire che se ad esempio io li blocco per 100 giorni, ottengo un APR del 6,32%, ma per 100 giorni io non posso toccare gli FTM che ho messo in staking. Di contro mi vengono dati gli SFTM, quindi implementa una soluzione di staking liquido, simile a quello di Lido o di Marinad Finance per Solana, per capirci, cose del genere, dove se noi mettiamo in staking 100 FTM, ci vengono dati 100 SFTM che si possono utilizzare come collaterale, vedremo tra poco, nella DeFi nativa di Phantom stesso, e quindi ci si può comunque fare cose, non sono vincolati lì portandoci via tutto il suo opportunity cost, tutto il capitale, ma ci viene data questa forma liquida di token in staking che sono collateralizzabili. E adesso parliamo proprio di questo, della DeFi nativa su Phantom. Phantom al suo interno, ve lo faccio vedere qui che si capisce secondo me meglio, paradossalmente, non voglio sminuire le mie fantastiche slide, ma i disegnini fatti da loro sono molto più belli. La DeFi su Phantom possiede al suo interno, quindi direttamente dal wallet, sul web wallet è già disponibile tutto quanto, tre possibilità. Fmint, che ci permette di andare a fare il mint, quindi la creazione di FUSD, che è la sua stablecoin nativa Phantom, il cui valore è peggato al dollaro, oppure degli altri Fsynth, che sono dei sintetici appunto collateralizzati da FTM, da delle versioni di FTM che vedremo tra poco, e peggati al valore di un qualcosa di esterno, che può essere un'altra cripto o l'oro oppure altri, sono degli asset sintetici simili a quelli di Synthetix o di Mirror, se siete più familiari col mondo Terra.
Questi synth poi li si può scambiare su FSwap, che è un DEX implementato direttamente in Phantom, e poi c'è FLand, in realtà non l'ho ancora visto, non so se è perché dal web wallet non si vede e ci vuole magari qualche altra applicazione, un wallet da scaricare o qualcos'altro, ma non l'ho ancora visto. E da qui sarà possibile mettere in prestito FTM e FUSD come se fosse un'ave, per capirci, e prendere in prestito dei sintetici, quindi una piattaforma, un money market classico. E quindi adesso vi faccio vedere dal wallet come si accede a queste funzionalità. Questo è l'F-Wallet, quindi il wallet a cui si può accedere da browser direttamente, che ci dà un address che inizia con 0x proprio per la EVM compatibilità. E sostanzialmente, se io vado a, vabbè, da wallet vedo i miei asset, da staking posso andare a delegare. Poi vedete che abbiamo Fmint, dove si può andare a mintare, a creare dei sintetici collateralizzando due possibili tipologie di FTM: VFTM, che è Wrapped Phantom, e per arrivare da FTM a Wrapped Phantom si passa da FSwap, vedete, FTM to WFTM, e poi li possiamo mettere a collaterale qui su Fmint. Altrimenti l'altro collaterale è SFTM, quindi quello messo in staking. Quindi se io ho FTM, lo metto in staking, ottengo SFTM e poi lo posso collateralizzare su Fmint e andare a creare uno di questi sintetici, ok? Vedete? Abbiamo FUSD, FEuro e altri sintetici vari. Attenzione al tasso di collateralizzazione, perché essere liquidati è molto difficile. Deve rimanere sopra, almeno essere del 300%, e se rimane sopra addirittura il 500%, il che vuol dire che il collaterale è 5 volte il controvalore dei sintetici mintati, allora riceviamo una ricompensa in FTM che mi dà all'incirca il 6% di APY. Questo è come funziona Fmint. FSwap fa scambiare, vedete, un sintetico con l'altro. Funi crea pool di liquidità tra vari sintetici e basta. E poi FSwap si appoggia proprio, credo, alla liquidità anche di Funi. Questa è la DeFi in stato ancora embrionale su Phantom, motivo per cui non è ancora largamente utilizzata. FLand, ve l'ho detto, non l'ho trovato. Se qualcuno di voi mi sa dire se magari non l'ho trovato perché non c'è sul browser wallet e va utilizzato da un altro punto, insomma fatemi sapere, perché sul sito qui avevo letto che ad esempio su FSwap ci sono 176 sintetici, ma io ne ho visti molti meno, quindi forse ho acceduto io dalla parte sbagliata. Ma se si clicca qui su Phantom DeFi ci rimanda direttamente al wallet, quindi non lo so, ditemi voi. Io adesso proseguo con le ultime slide, una delle quali è sulla tokenomics, dove il token FTM è il token nativo della blockchain Phantom e fa da token di governance, quindi per prendere decisioni su eventuali ulteriori implementazioni, modifiche del protocollo e quant'altro. Si pagano le fee sulle transazioni, sul deploy, quindi sull'upload degli smart contract sulla chain e l'interazione con essi, e poi si utilizza per metterlo in staking, come abbiamo visto, per rendere sicuro quindi il network. La supply è fissata e tutta quella parte non ancora circolante verrà immessa sul mercato tramite lo staking, che quindi è la sua unica caratteristica inflattiva, fin tanto che ci sarà della supply rimanente. Polemiche. Quali sono le polemiche principali mosse contro Phantom? Una è la centralizzazione. Ve l'ho detto prima, abbiamo 60 validatori, di cui 10 appartenenti alla Phantom Foundation, e inoltre ci sono dei requisiti non alla portata di tutti. Quindi molti dicono che è un network di fatto centralizzato e molti dicono che è soltanto un altro Ethereum killer che di fatto non ha un suo vero perché. È un Ethereum più scalabile,
è più veloce ma più centralizzato, e una volta che ci sarà Ethereum 2.0 non avrà nessuna ragione di esistere. Io ve la butto lì da un lato e dall'altro e lascio chiaramente trarre a voi le dovute conclusioni e le vostre valutazioni, e vi chiedo anche di condividerle nei commenti perché mi fa sempre piacere leggerle. Adesso andiamo a vedere invece la DeFi su Phantom. Cosa c'è di bello e come funziona? Allora, il funzionamento è praticamente analogo alle altre DeFi sulle chain EVM compatibili. Quindi abbiamo il nostro MetaMask che possiamo andare a collegare sulla chain Phantom Opera Mainnet. Se non sapete come aggiungerla, dall'elenco delle chain dovete aggiungere RPC personalizzate, i parametri li trovate sul sito di Phantom, tutti i parametri da inserire. Una volta fatto, voi poi accedete tramite appunto MetaMask a Phantom Opera Mainnet e basta, ed è fatto. Per il resto l'interfaccia è uguale alla Binance Smart Chain, a Ethereum e a tutte le altre chain con le quali appunto si interagisce tramite MetaMask. Come si fa a passare i token da altre chain a Phantom? Io vi consiglio questo bridge che si chiama AnySwap, che è quello fatto meglio secondo me. Se voi andate a selezionare router, vedete, potete andare a portare, adesso vi faccio vedere come esempio. Se mi ricollego a Ethereum, perché qui vi importa da solo il network al quale siete collegati, da Ethereum vari token alla come destinazione FTM Mainnet. Vedete che possiamo andare a portare veramente tante coin e tanti token. Quindi questo secondo me come bridge è il migliore, e tra l'altro le fee sono anche decisamente basse. Una volta che abbiamo i token su Phantom possiamo iniziare a interagire appunto con le varie applicazioni DeFi. Andiamo a vedere quali ci sono. Allora, quelle con TVL maggiore sono, AnySwap, che è il bridge cross-chain che vi dicevo, e quindi, l'abbiamo praticamente già visto. Poi abbiamo Geist Finance, che è un money market, quindi lend e borrow. Alla fine le primitive della DeFi sono sempre quelle: il money market, i DEX, i DEX di prodotti derivati. Poi abbiamo gli auto compounder, insomma abbiamo un po' tutto anche qua alla fine. Spooky Swap è un DEX, adesso ve li faccio anche vedere uno a uno. Beethoven X è un DEX simile a Balancer. Beefy Finance è un auto compounder. Spirit Swap è un altro DEX. E poi abbiamo Curve tra i big. Aave non c'è ancora, che io sappia, no, non è ancora arrivato. E poi una menzione d'onore va ad Abracadabra, che è uno dei protocolli a crescita più veloce dell'ultimo periodo, e su Phantom ha un'ottima opportunità che vi mostrerò appunto tra poco. Andiamo con ordine però, perché c'è un sacco di roba da vedere, quindi partiamo con il money market, ovvero Geist Finance. Geist Finance si presenta così e vi ricorderà qualcosa, direi. Ok, vedete, quindi è un'interfaccia veramente simile ad Aave, un po' con colori diversi. Abbiamo 8 miliardi di TVL al momento, distribuiti tra principalmente le stablecoin, e come asset non stabili abbiamo Bitcoin, Ethereum ed FTM. In sostanza qui si può andare a depositare un collaterale e prendere in prestito un'altra di queste coin. Al momento, tra l'altro, ci sono delle opportunità notevoli, perché se ad esempio vado a depositare WBTC, che ottengo quindi un 3-4,5% di APR, e vado a borroware, a prendere in prestito USDC, ad esempio, per prendere in prestito USDC pago il 4 ma guadagno il 9,5, quindi ho un APR netto positivo, ed è una situazione simile a quella che abbiamo analizzato su Avalanche, su Aave, su Avalanche, pochi giorni fa anche nelle live. E quindi questo è sicuramente un buon punto di partenza, e non a caso il TVL è molto molto alto. Non c'è molto da aggiungere qui, l'interfaccia è classica. Attenzione a non farvi liquidare se andate a collateralizzare qualcosa per prendere in prestito una stable. E adesso andiamo a vedere invece i DEX. Di DEX ce ne sono un po'. Il DEX più utilizzato è Spooky Swap. Qui è un po' tutto a tema fantasmi, horror e simile, non so
se avete notato, e in sostanza è il classico DEX, oserei dire, quindi si può fare gli swap, si può andare a dare liquidità nei vari pool, ovviamente con lo scopo di farmare. Ci sono degli APR decisamente interessanti, soprattutto su alcuni pool. Sui pool di stablecoin andiamo a vedere se ce n'è qualcuno. C'è FUSDT, FTM, però non è stable, quindi non ci sono apparentemente pool di sole stablecoin, quindi c'è sempre in permanent loss, bisogna fare attenzione, neanche con meme, no, c'è sempre in mezzo FTM o qualcosa di simile, oserei dire. Quindi APR molto alti ma in permanent loss e coin spesso abbastanza volatili o comprendenti comunque FTM stesso. Poi la sua coin è BU, che si può mettere in staking per ottenere gli XBU, e questi XBU in sostanza, se li si mette di nuovo in staking, si ottengono ricompense in vari altri token, oltre al potere della governance, ok? Quindi questo è un po' il modello di, come si dice, di tokenomics di BU. Non proprio il migliore, direi, perché vengono inondati, il mercato viene inondato di BU, e poi vabbè, sì, lo staking è il classico incentivo, ma non so quanto possa essere sufficiente. Comunque non voglio adesso giudicare la tokenomics di ognuno, altrimenti ci mettiamo una vita. Sicuramente anche qua vedete APR molto alti, tra l'altro si può anche andare a ottenere stablecoin mettendo in staking XBU, quindi è una sorta di copertura, una specie di hedge, non male, ok? Poi procediamo con facciamo Spirit Swap, che è più semplice, poi andiamo su Beethoven X, che invece è un po' particolare. Spirit Swap, anche in questo caso classico DEX, con la possibilità di andare a fare swap, di andare a dare liquidità e poi di chiaramente farmare. In questo caso abbiamo dei farm con degli APR tendenzialmente un pelo più alti anche di Spooky Swap, la liquidità comunque al contrario un pelo più bassa. Andiamo a vedere qui se abbiamo qualche farm di stablecoin, la risposta è no, quindi ci sono sempre dei farm con impermanent loss e con coin tendenzialmente volatili. Proviamo a ordinarle per APR per vedere che cosa abbiamo di bello. Dunque abbiamo dei 200% su con Spell, perché vabbè, credo che il motivo sia soprattutto il grosso incentivo, ma anche il fatto che sta crescendo molto in questo periodo come coin, è la coin di Abracadabra, e poi per il resto tutte coin, ripeto, abbastanza volatili. Ci sono anche queste boosted farm, che sono dei farm particolari con un boost factor che si può andare a incrementare utilizzando in spirit, che come al solito è il solito modello, insomma, se spirit, che è la coin di Spirit Swap, la si mette in stake e la si vincola per tot tempo, per più tempo la si vincola e più se ne ottengono, vedete qua sotto. Uno spirit per una settimana mi dà 0.006, più salgo con lo stake fino a 4 anni, con 4 anni arrivo a un in spirit. È un modello simile allo staking di Curve, per capirci. E ci si espone ovviamente alla volatilità di spirit, quindi io non so se lo farei, detto con sincerità. Poi andiamo con Beethoven X, che invece è la controparte, diciamo la versione su Phantom di, indovinate un po' cosa, lo capirete subito vedendo l'interfaccia, TAC Balancer, esatto. Allora, qui gli APR sono abbastanza alti, oserei dire, e abbiamo anche un pool di stablecoin con DAI e USDC con un APR del 27%. Non male, non è esageratamente alto, ma appunto non è affatto male. Poi abbiamo vari pool con la caratteristica di Balancer, ovvero che non per forza sono 50-50. Abbiamo ad esempio questo The Fidelio Duetto, che dà un APR solo del 1800%, che contiene Beats, che è la coin di Beethoven X, e FTM 80-20, quindi si è praticamente esposti per la totalità su Beats.
E la cosa interessante è che si può andare a dare liquidità anche su una sola delle due coin, quindi anche qua non bisogna per forza andare a dare entrambe, ok? Tac, quindi si può andare a depositare una delle due coin, ma poi si è esposti sempre 80-20, questo è un po' il solito discorso. E questo direi che è quanto per ciò che riguarda Beethoven X. La coin Beats per il momento, se mi chiedete a cosa serve, io non ve lo so dire con tutta sincerità, perché non ho neanche approfondito più di tanto. Io non sono un grande fan di queste coin e non credo che lo sarò mai, insomma c'è un po' troppa liquidità immessa. Poi abbiamo Curve, che lo conosciamo ormai tutti, quindi il DEX di coin stabili tra loro senza impermanent loss, con l'aggiunta del Tricrypto, che ormai è un marchio di fabbrica di Curve, che contiene invece coin volatili tra loro, quindi Bitcoin, Ethereum e Stable al 33% l'una. Abbiamo degli APY molto interessanti, sul Tricrypto siamo al 30 e qualcosa per cento, non male. Poi pool di Stable, niente di eccezionale. Menzione d'onore al 3 pool V2 che contiene MIM, che è la Magic Internet Money, che è una stable coin, quella di Abracadabra Money, è una stable coin collateralizzata da uno svariato numero di asset. Su Phantom è collateralizzabile con VFTM e YVFTM, che è quello di Yearn, che lo andiamo a vedere tra poco. Sulle altre chain è collateralizzabile con i cosiddetti Yield Generating Asset. Ora, non voglio fare oggi un panegirico su Abracadabra, ma è molto innovativo come modello, perché il collaterale non sono i soliti asset, ok, come avviene ad esempio con DAI, ma sono degli Yield Generating Asset, quindi ad esempio i token di Yearn, di Convex e altri, che poi andremo a vedere nel video dedicato. In ogni caso, MIM è una stable coin, vi volevo dire soltanto questo, e mettendola nel 3 pool V2 si ottiene quindi l'LP token del 3 pool V2. Poi questo LP token lo si può andare a mettere in farm su Abracadabra Money con il 40% di APR, ok? Pagato in SPELL, nel token SPELL che abbiamo visto prima. E questo praticamente tutto a fee zero, perché anche l'harvest poi non costa nulla. Quindi questo è un percorso interessante per chi vuole una rendita sulle stablecoin. MIM è una stablecoin che è destinata a crescere, ok? È un prodotto molto interessante. Ne parleremo in un video dedicato. Poi, proseguendo, che cosa abbiamo di bello? Yearn Finance, visto che ne abbiamo parlato, che non mostra ancora gli APY su Phantom, perché è arrivato veramente da poco. Comunque il Vault WFTM, vedete, ha un TVL molto alto, è quello che cuba di più. Sono curioso di vedere gli APY, perché la strategia che utilizza, in sostanza Yearn, che cosa fa? Si depositano degli asset e lui applica delle strategie di farming. Quindi, ad esempio, volevo vedere se c'era scritta la strategia stessa, qua non la vedo però. E secondo me usa FTM come collaterale su, presumo, sulle piattaforme di lending che abbiamo visto prima, quindi penso Geist, e va a prendere in prestito stablecoin che usa per farmare, quindi fa tutta questa strategia senza che noi dobbiamo fare nulla, la fa lui. Questo è lo scopo di un Vault, e in cambio ci dà il token YFTM, ok? Questo YFTM è proprio quello che si poteva andare a dare come collaterale, YVVFTM in realtà, che si può andare a dare come collaterale su Abracadabra per borroware MIM. Vi sto friggendo il cervello, spero di no, ma se non sono chiari tutti questi passaggi, ormai li ripetiamo spesso, sono i classici step della DeFi, però poi quando parleremo di Abracadabra andremo a chiarificare meglio che cosa vuol dire, cosa sono tutti questi passaggi. Infine abbiamo Tarot, che è un altro Vault, ok, una sorta di autocompounder che si appoggia a Spirit Swap e Spooky Swap, e in sostanza cosa si può fare? Si va a dare liquidità in entrambe le coin, si può utilizzare una leva,
si può andare, ho visto dove era da qualche parte, prima ci ho smanettato un po', si può utilizzare anche una leva, vedete c'è leverage o deleverage, e in sostanza si utilizzano gli LP token per andare a farmare qui su Tarot anziché su Spirit, che in sostanza ci pompa un po' l'APR, ok? Come vedete abbiamo un APR complessivo molto alto, ma c'è la leva e quindi attenzione al rischio di liquidazione, questo un po' per utenti avanzati. Se vi interessa qualcuna di queste piattaforme spiegate in maniera estesa, ditemelo che ci facciamo un video dedicato, altrimenti dovrei parlare un quarto d'ora per ognuna di esse e viene fuori un'ora di video. Questo, l'obiettivo di questo video era fare una panoramica sul mondo Phantom e sulle piattaforme di Phantom. Ora mi fermo, altrimenti vi friggo veramente. Se avete qualsiasi domanda, dubbio, tutto ciò che vi viene in mente, chiedete, mi raccomando, e vi sarà dato. Io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.